Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBux, bentornati sul mio canale e benvenuti in questa ultima puntata di New Game Plus. Signori, è stato un anno bellissimo dal punto di vista dei videogiochi, è stato un anno davvero di grandi soddisfazioni dal punto di vista del canale YouTube, ha raggiunto i 70.000 iscritti recentemente, bellissimo regalo di Natale, nonché di compleanno, perché io il mio compleanno era il 21 dicembre. È bene precisare, prima di iniziare, che tutti i videogiochi che vedremo in questo video saranno videogiochi che chiaramente io ho giocato, cioè che sono usciti quest'anno e che io ho giocato. E dato che ne leggeremo veramente tanti, su ogni singolo titolo mi soffermerò pochissimo, perché questo è un video che io do per scontato che vedranno le persone che già seguono il canale. In questo video, che è il video conclusivo del 2016, riassumerò i voti in Datacritic e parecchi li correggerò, perché nel corso di quest'anno mi sono reso conto di aver dato dei voti talvolta bassi, talvolta alti, insomma ne correggerò molti. Io cercherò di mantenere un ordine più o meno alfabetico. Allora, Allergy's Gun, che è un videogioco stealth che non si può dire che è brutto, ma è fatto male. Un bel 55 ci sta. Poi, Call of Duty Infinite Warfare. Raga, non so fino a che punto mi sento di consigliare Call of Duty Infinite Warfare. Credo che il voto, il 6,5, sia più che soddisfacente. Civilization 6 si becca un bel 9, signori. Uno dei migliori giochi quest'anno, c'è poco da dire. Un gioco di strategia a turni che è adatto a tutti, sia agli appassionati degli strategici, sia a coloro che non lo hanno mai toccato. Sicuramente un titolo perfetto per iniziare la strategia a turni, quindi un bel 9 ci sta tutto. Dark Souls 3, un bel 9 meno, quindi ho scritto 88, è indicativo, e per dire 9 meno. Avrebbe potuto meritare anche di più, possiamo dirlo. Probabilmente il più grande difetto che ha è la troppa autoreferenzialità. Deus Ex Mankind Divided, io inizialmente gli diedi un 9, ma non è così. Deus Ex Mankind Divided è un 8,5. Non raggiunge lontanamente il 9, non raggiunge minimamente la dicitura di capolavoro. Deus Ex Mankind Divided è l'ombra del suo predecessore Human Revolution, che invece è un 9 pieno. Una volta provato Dishonored 2, signori, 95, ci si rende conto che sono più o meno lo stesso genere, ma Dishonored 2, cioè, non c'è proprio paragone. Cioè, se Deus Ex Mankind Divided gli diamo 9, Dishonored 2 deve essere 100, quindi non credo che, insomma, la correzione ci sta. Dishonored 2 95, ne ho parlato così a lungo di Dishonored 2 che in questi ultimi tempo che credo, insomma, si sia capito che lo reputo un capolavoro assoluto, probabilmente l'unico capolavoro uscito quest'anno. Doom 8,5, anche Doom ho abbassato il voto, Doom gli avevo dato inizialmente 9, che è un voto sbagliato. 8,5 va più che bene, perché il multiplayer non è completamente all'altezza del single. Il single player è spettacolare, un multiplayer non è all'altezza, quindi 8,5 va più che bene. Poco da dire su Doom, anche su questo ho fatto un video approfondito, così come ho fatto un video di approfondimento anche su Far Cry Primal. 65, 6,5, ragazzi, Far Cry Primal, ditene quello che volete, però è un buon DLC venduto a prezzo pieno, molto carino, ma insomma niente di più. Fru, questo bellissimo indie realizzato da una squadra che conta anche un italiano al suo interno. Hitman, ragazzi, un 85, e signori, è il vero outsider. Cioè, se fosse stata una top 11, quella sui migliori giochi del 2016, in undicesima posizione ci sarebbe stato al videogioco. La forma ad episodi aveva scoraggiato molti, ma in realtà si è rivelata molto funzionante. Homefront The Revolution, questo ne ho parlato anche questo diffusamente in un video apposito, 6,5. Hyper Light Drifter, 7,5, di questo in realtà non ne ho mai parlato. Reputo Hyper Light Drifter un ottimo esperimento, con questa narrativa senza parole che è molto interessante, ma non mi ha convinto poi chissà quanto. Credo che 7,5 più sulla fiducia, ma si potrebbe attestare anche su un 7, diciamo un 7,5 sulla fiducia lo può avere. Inside, quella perla indie, 8,5 ci sta tutto, ne ho parlato anche di Inside diffusamente, ragazzi. Life is Strange, 88. Ragazzi, Life is Strange inizialmente lo avevo battezzato con un 92, decisamente no, molto più modesto, 92 fin troppo generoso, credo un 88 ci stia benissimo con Life is Strange, che insomma ha saputo commuovermi come pochi titoli, quindi voto sicuramente altissimo, che va oltre i limiti tecnici del titolo, ma che non può superare il 9 appunto per i limiti tecnici stessi. No Man's Sky, un bell'8, e sono sempre più fiero dell'8 che ho dato a No Man's Sky, che gli diedi quando uscì il titolo.
sono sempre più fiero di quest'otto perché gli aggiornamenti stanno testimoniando, insomma, quello che dicevo, cioè che il progetto è interessante ed sarà ancora interessante come lo continueranno. Overwatch 8.5, Overwatch è il discorso duale rispetto a Doom, 8.5 non di più perché ha solo il multiplayer. È chiaro che una persona che cerca solo il multiplayer, il voto potrebbe alzarsi benissimo a un bel 9, però manca il fatto che ha la componente single player, quindi un 8.5 che va più che bene. Pokémon Go 4.5, credo che ci sia poco da dire, ci siamo divertiti un po' tutti con Pokémon Go, io stesso, insomma, ricordo diverse battute tra virgolette di caccia con i miei amici quest'estate, ma parliamoci chiaro, il gioco era divertente perché si scherzava con gli amici, cioè se tu ti metti solo e va a cerca Pokémon, il gioco, cioè penso che obiettivamente, insomma, siamo tutti d'accordo che non è eccezionale, 4.5 sta più che bene. È stata una geniale intuizione, quindi un grande applauso a Niantic per questa intuizione, però indubbiamente il gioco 4.5 va più che bene. Quantum Break 8, anche questo gioco inizialmente l'avevo valutato 8.5, no, 8 ci sta più che bene, dato che in realtà viene spacciato per un gioco molto rigiocabile ed è rigiocabile, ma non così tanto come viene detto. Sì, è rigiocabile, ma non è rigiocabile come Dishonored 2, per dire, cioè quello è un gioco rigiocabile, non Quantum Break. 8 va benissimo. Rise of the Tomb Raider 8 più, direi. Ragazzi, Rise of the Tomb Raider credo sia veramente molto più bello di come viene dipinto. C'è questa copia sbiadita di Uncharted, questa non è vero, non c'entra niente. Redout, un bel 7.5 per i ragazzi italiani che confezionano un gioco di guida veramente squisito. Salt and Sanctuary 8 più. Ragazzi, Salt and Sanctuary mi ha stupito tantissimo perché questo Souls-like in due dimensioni poteva essere una ciofeca pazzesca, invece è stata una piacevolissima sorpresa. Shodown 65, e Shodown ha un voto in Metacritic bassissimo, tipo di 54, ora non mi ricordo, davvero basso, e non so perché, perché secondo me è uno stealth carinissimo, che quando ti muovi va avanti il tempo, quando stai fermo il tempo sta fermo. The Division 7.5, The Division lo avevo già corretto il voto, però inizialmente gli avevo dato 9, perché The Division, il primo impatto con The Division è pazzesco, e io dovevo arrivare con la recensione nella prima settimana per essere competitivo, infatti se ora notate non arrivo subito, non arrivo mai subito, me la prendo sempre con comodo, sempre che provo il gioco con calma, dato che The Division fu per me una cantonata pazzesca, quel 9 proprio non si può guardare, anzi sono tentato a quel video proprio di cancellarlo perché proprio non si può guardare. Uncharted 4 un bel 87, l'ho parlato per bene di Uncharted 4, un video di approfondimento, quello non l'abbiate visto, un bel 87 che sarebbe un 9 meno. Uncharted 4 ha un unico grande difetto, fondamentalmente ha il difetto di essere un videogioco che, dato che punta estremamente sulla narrazione, è un gioco che fa molto leva sulla storia. E onestamente non ho trovato la storia di Uncharted 4 molto entusiasmante. Per persone indubbiamente che apprezzano la storia, il voto di Uncharted 4 si potrebbe tranquillamente alzare a 9. Ciononostante non lo consiglierei così ad occhi chiusi, perché la storia è molto semplice. Ciononostante sicuramente uno dei migliori giochi dell'anno. E infine, chiude questo video, XCOM 2 un bel 8.5. Anche qui ho dato una bella ritoccata al voto, dato che inizialmente avevo giudicato XCOM 2 con un 95, quindi un 9.5, sicuramente molto più dignitoso, molto più corretto un 8.5, dato che XCOM 2 indubbiamente presenta una formula, la migliore formula nel suo genere, ma è anche vero che non è un videogioco completo, molto più completo Civilization 6. 85 va più che bene, XCOM 2 sicuramente uno dei migliori giochi di quest'anno, ma 8.5 va più che bene. Questi sono i videogiochi ai quali mi sono dedicato più quest'anno, ne ho giocato anche altri che non sono presenti in questo video perché non voglio esprimermi su un giudizio, perché non ho un giudizio completo. Titanfall 2 per esempio, o non lo so, sto giocando in questo periodo Shadow Tactics Blades of the Shogun, che è molto interessante, ma non ho ancora idea preciso del voto da dare. Diversi altri giochi, ragazzi, non voglio dilungarmi dato che il video è durato già troppo. Io spero vivamente che con questo video possa essere riuscito a fare un po' una sintesi dei videogiochi che ho giocato quest'anno e a dare un'indicazione con il voto in Dato Critic. Vi ricordo in chiusura di video che tutte le opinioni espresse in questo video sono strettamente personali, così come i voti stessi, e che questi voti chiaramente sono da accompagnare al mio giudizio a parole, che in questo video è stato incompleto
e se siete interessati a saperne di più su determinati titoli, il mio invito è di vedervi il video, insomma il video di approfondimento sul titolo che vi interessa di più. E questo è tutto, ragazzi, io spero vivamente che l'idea di fare questo video riassuntivo tra virgolette vi sia piaciuto. Questo ho pensato in tante maniere come fare un video celebrativo di fine anno, ciò nonostante non volevo fare un video celebrativo di fine anno che non rappresentasse il canale. Mi è sembrata una buona idea fare questa cosa in maniera tale che, voglio dire, per una persona che ha seguito il canale è un po' come ripercorrere mentalmente un po' tutti i videogiochi dei quali ho parlato quest'anno. Chiaramente in quest'anno non ho parlato solamente di questi giochi, ho parlato di tanti argomenti che spero ovviamente possano essere stati interessanti per voi. Noi ci vediamo il prossimo anno, effettivamente nella prossima settimana. Grazie ancora dell'attenzione, ragazzi, ciao, buon Capodanno.